Ciao a tutti, bentrovati nella nostra consueta rubrica di libri. Oggi parliamo di Un anno a Treblinka di Jenka Liakovyj-Wiernik. Questo libro potrebbe essere paragonato tranquillamente al 16 ottobre di Giacomo De Benedetti, un libro dalla profondità molto simile, un saggio che però penetra profondamente nell'anima di chi legge. Soprattutto una delle testimonianze più potenti, più travolgenti di quello che è stato Treblinka, uno dei campi di sterminio più terribili della storia. Non solo il protagonista ha vissuto l'inferno di Treblinka perché internato, è uno degli unici sopravvissuti ad aver partecipato alla rivolta del campo ed essere riuscito a tornare. È per questo che lo stesso uomo costruirà un modellino di Treblinka e riuscirà a testimoniare al processo contro Eichmann. Un uomo semplice, un falegname, che attraverso le pagine di questo libro ci racconta una delle più grandi tragedie della storia, una delle ultime testimonianze di questo campo terribile. È un libro difficile, è un libro assolutamente profondo, che necessita attenzione e grande forza d'animo, ma è una testimonianza necessaria e soprattutto precisamente accurata storicamente. Come dicevo all'inizio, sembra proprio di leggere, per quanto riguarda la struttura di cui è composto, un saggio simile al 16 ottobre di De Benedetti, questo narratore che osserva i fatti dall'esterno e riesce a restituirli al lettore con una violenza, una crudeltà quasi disarmante.